A Trontano, alla 28ª Sagra del Fungo, c'è anche un'interessante mostra micologica, organizzata dall'associazione, adesso lo sentiremo direttamente. Associazione Micologica Bresadola, il gruppo di Lentate sul Seveso. Ecco, siamo con Dino Boscolo, un rappresentante di questa associazione. Ci vuol dire in questa mostra cosa si può vedere? Beh, possiamo vedere innanzitutto parecchi funghi commestibili che logicamente dalla gente sono molto ambiti e ricercati. E in secondo luogo tantissimi altri funghi, quelli che comunemente la gente chiama i matti, che presentano un certo interesse naturalistico, specialmente per noi che siamo appassionati del campo. Ecco, quante specie ci sono? Qui esposte quest'anno, purtroppo, vista la penuria, il colpo di freddo che ha fatto, il vento, abbiamo solo 180 specie. Noi sono tanti anni che facciamo qua la mostra e alle volte siamo riusciti ad avere qua anche più di 300 specie. Ecco, da dove provengono? Quasi tutti qua dalla zona della Val Vigezzo e dell'inizio della Val Carrombina. Praticamente ci spingiamo qua in tutta la zona Santa Maria Maggiore, Re e Duogno, tutti i posti qua della Val Vigezzo. Ecco, un consiglio per riconoscere i funghi? Ecco, chi non è tanto pratico di raccogliere i funghi che sono conosciuti da anni e anni e quindi conosciuti come mangerecci e senz'altro senza pericoli. Chi vuole avventurarsi un po' o non è pratico nella ricerca, soprattutto di rivolgersi o agli ispettorati micologici o alle guardie forestali o ai gruppi micologici che a lunedì sera di solito sono aperti per dare un consiglio sulla commestibilità dei funghi. Ecco, sono state fatte anche delle composizioni, vuol magari descrivercene qualcuna? Ecco, qua diciamo, oltre alle composizioni fatte dagli amici di Trontano, che ogni anno ci invitano a collaborare alla mostra, abbiamo un fungo abbastanza poco comune, diciamo, che è questo che ha portato un signore. Ecco, che fungo è? È un Ganoderma lucidum. Ed è commestibile? Fungo, sì. No, perché è un fungo di consistenza durissima, bellissimo da vedere perché sembra praticamente laccato, ed è un fungo che aggredisce il legno marcescente e lo decompone. Qui vediamo dei piccolissimi esemplari che comunemente sono chiamati primordi, tipo i feti praticamente dei funghi in formazione. Questi sono esemplari invece già in fase di sviluppo, che ci ha detto il signore che ha consegnato questo ceppo, praticamente sono parecchi mesi che si stanno formando. Ecco, e dove è stato trovato questo? Questo lo ha portato un signore che adesso non è qui presente e che abbiamo consigliato, visto un po' la scarsa reperibilità di questo fungo e la bellezza, di contribuire un po' a quello che può essere la mostra dei funghi strani o rari. Comunque non è della zona questo? Sì, diciamo che è un fungo che si ritrova, però non è assolutamente comune. Mentre invece provengono da Trontano. Queste sono composizioni fatte da amatori, fatte da amici, tra cui sono anche bellissimi da vedere questi funghi in pietra e colorati. Ecco, questo è uno degli amici che ha contribuito alla costruzione di questi funghi in pietra. Questo invece è un fungo commestibile. Si chiama Calvazia della Cina, è un buon commestibile da giovane ed è un fungo con cui si possono fare praticamente delle bistecche impanate tagliandolo quando è molto giovane. Bene, ringraziamo Dino Boscolo, buon lavoro. Grazie.